L'emergenza Covid e naturalmente tutte le disposizioni ministeriali che man mano si susseguono mettono in difficoltà diversi comparti, sicuramente sotto pressione. Uno di questi è sicuramente il trasporto locale. Per fare il punto della situazione abbiamo raggiunto oggi Vincenzo Ferraris, presidente ATAP. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie per l'opportunità di essere collegato. Grazie a lei, ci mancherebbe altro. Allora, intanto parliamo degli autisti che in un primo momento sembrava fossero davvero numerosi, coloro che avevano deciso di non vaccinarsi, mettendo ovviamente in seria difficoltà il servizio. In questo momento com'è la situazione? Ma allora, inizialmente obiettivamente c'era probabilmente un po' di incertezza. È stato difficile all'inizio per tutti gli ambienti lavorativi quello di districarsi nelle varie informazioni, notizie eccetera e capire un pochino come potersi muovere. Devo dire che la ripresa dei giorni scorsi, di ieri, di oggi, come d'altra parte anche quello che era avvenuto poi nel concreto dicembre, è stato meno preoccupante di quello che ci si potesse aspettare. Concretamente questa mattina, quest'oggi abbiamo avuto 4 corse sospese previste, più una che si è aggiunta, ma insomma a orari veramente una alle 4:45 del mattino, una alle 6:32 verso le 7, che però avevano delle corse supplementari, di conseguenza i disagi dovrebbero essere stati assolutamente contenuti. Ecco. Devo dire che con numeri di questo genere, 4 corse, contando che noi al giorno ne abbiamo più di 1000, insomma la situazione è abbastanza, direi, agevolmente gestita. Ecco. Benissimo. Allora, un altro punto che sicuramente insomma sta facendo discutere non poco è l'obbligo del Green Pass rafforzato per tutti coloro che usufruiscono del trasporto pubblico. Per i controlli è una bella gatta da pelare. Ma siamo sempre lì. Noi abbiamo, come si dice, una forma di collaborazione con le forze dell'ordine. Sono stati sensibilizzati al richiamare l'utenza al rispetto, mascherina, Green Pass, eccetera, però sono le forze dell'ordine, poi sia polizia locale, municipale e organi dello Stato a erogare sanzioni. Ecco, questo è un punto importante, perché ribadiamo, quindi i controllori e tantomeno gli autisti non sono titolati per effettuare un controllo del Green Pass. Ma allora no, non siamo titolati a far sanzioni, sono sanzioni amministrative, no? Non è che la multa venga a noi, è una cosa di tipo diverso. Nei primi giorni quindi di attuazione di questo nuovo decreto vi sono già capitati magari dei casi passeggeri che non avevano il Green Pass? Insomma, ne sentiamo tanti a livello nazionale nel nostro territorio finora? Ma dunque, io non ho riscontri specifici adesso. So che a gennaio, quando non era il Green Pass rinforzato, era il Green Pass normale, qualche sanzione era stata elevata. Ripeto, non da noi, ma dalle forze dell'ordine, che per diciamo così, una forma anche di rispetto, di non militarizzazione della questione, eccetera, si fanno i controlli a campione al momento della discesa.